Dopo il caso della 18, l'Italia alza la voce in Europa sulla missione Sophia, anche se al momento la partita sembra in salita per il nostro paese, che si dice comunque pronto a valutare anche un'eventuale uscita in caso di mancata intesa. Secondo il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo Moavero, è importante l'aiuto di Bruxelles sull'accoglienza dei migranti respinti in mare. L'Italia insisterà per una soluzione europea del flusso migratorio. È una responsabilità comune, si parla spesso di solidarietà e questa è un'occasione per dimostrarla. I ministri della difesa dell'UE si erano accordati sul proseguimento della missione di salvataggio nel Mediterraneo, missione che tuttavia necessita di nuove regole. Per l'alto rappresentante europeo Federica Mogherini non si tratta di una questione che riguarda solo l'operazione Sophia, ma è molto più ampia. Intanto dal Lussemburgo arriva di nuovo la proposta di quote di trasferimento obbligatorie per i migranti, criticando la posizione presa dalla presidenza di turno austriaca. Finora ci sono stati solo 8 paesi che hanno accolto migranti, 8 su 28, ha dichiarato il ministro lussemburghese, lanciando una critica all'Austria. La posizione di Vienna resta però irremovibile, protezione delle frontiere prima di tutto. Sophia è un'operazione a comando italiano che è stata lanciata allo scopo di contrastare gli affari dei trafficanti di uomini nel Mediterraneo. Il mandato è stato poi allargato all'addestramento del personale della Guardia Costiera e della Marina Libica.